Bentornati nel canale, sono Pietro VRN. Oggi si riporta Off-Road Truck Simulator e di fatto un nuovo episodio della serie. Si prosegue nuovamente nella modalità Truck Trial. Oggi mi andava, ragazzi, di portarvi il campionato 5 cancelli che si svolgerà, diciamo, nell'arco di due piccoli eventi, due piccole mappe. Oggi vi porto la mappa chiamata il Bosco Incantato, che rappresenta in buona sostanza un territorio campagnolo, un territorio polacco. Prima però di andare ad affrontare questo piccolo trial, facciamo un po' il quadro della situazione. Finora, ragazzi, io vi ho portato per l'appunto questi campionati, avendoli anche di fatto portati a termine. Uno era il campionato Le Gemme Nascoste, l'altro campionato era Europa Truck Trial, e queste sono tutte le mappe chiaramente che vi ho portato sul canale. Poi abbiamo affrontato, ragazzi, il campionato Hive Duty. Oggi, ripeto, tocca fare la prima mappa, il Bosco Incantato, di quest'ultimo evento chiamato 5 Cancelli. Questo, diciamo, campionato che in buona sostanza, a differenza degli altri trial challenge, si svolge più che altro a livello di esplorazione. Dobbiamo per l'appunto individuare dei cancelli e portare a termine l'evento. Poi si sbloccherà anche l'altra mappa. E fatta questa doverosa premessa, oggi ho scelto di fare questo percorso con l'Ural 375D. E mi metto subito alla guida. E nel frattempo che attendiamo brevemente il caricamento, come potete vedere, è un luogo, diciamo, abbastanza lussureggiante, sembra quasi una foresta. E per l'appunto dobbiamo individuare questi cancelli per portare a termine l'evento. Quindi non è altro che un trial più che altro di esplorazione, in cui non conta tanto la potenza, conta cercare di individuare nel minor tempo possibile, per l'appunto, la conclusione di questi 5 cancelli. 1450 metri, e ci mettiamo subito alla guida. Quindi esplora la mappa open world, attraversa tutti i cancelli per fare punti, finisci il livello attraverso il cancello del traguardo, oppure continua a guidare e divertiti con il camion. Questo è più o meno quello che ci aspetta oggi. E allora togliamo pure questa schermata e nel frattempo, prima che mi metta alla guida, diamo un'occhiata nuovamente all'Ural 375D, che vi avevo comunque portato sul canale in un precedente gameplay. Però è sempre molto bello perché è un camion, un veicolo militare davvero davvero carino, old anni 60, è stato riprodotto abbastanza bene a livello di strumentazione, a livello di dirt, di sporco. E fatta questa doverosa premessa, accendiamo di fatto il motore e mettiamoci a bordo. Entriamo anche dentro in visuale interna. Nel frattempo, non so se notate, c'è un cartello che di fatto ci mostra, diciamo, i 5 cancelli che dobbiamo passare in questa modalità. Ecco, la battiamo pure, non importa, ragazzi. E mettiamoci alla ricerca. E nel frattempo facciamo anche due chiacchiere. Ragazzi, quindi oggi si torna con un nuovo appuntamento della serie. Sono a bordo, ripeto, dell'Ural. Eccolo che, come potete ben notare, possiede solo tre rapporti più la retro. Però mi serviva un veicolo comunque performante, agile, per affrontare questo ulteriore evento che vi porto qui sul canale per conto di questo simulatore Off-Road Truck Simulator. E resto sempre, ragazzi, vigile, in attesa che arrivino chiaramente nuovi contenuti, nuove mappe che vi porterò sicuramente sul canale.
E qui si entra, ragazzi, in una farm. Tanto di galline, stalle. E questo sembra un fienile. Ripeto, un trial questo, a mio avviso, per fare un po' di esplorazione di fatto, cercando però di individuare per l'appunto questi cancelli, e questo è il secondo che attraverso, e adesso vediamo un po'. Dove proseguire? Immagino di qua, perché l'unico punto di riferimento, come di consueto in questi casi, è quel mirino che mi indica da quella parte, però necessariamente devo... passare da questa parte. Ecco, facciamo attenzione, ok, agli alberi. E allora mi pare che a questo punto sì, andiamo da qua a sinistra. Quello in alto, ragazzi, è un altro cancello, però a mio avviso non si riferisce di fatto al cancello numero 3, sarà un cancello che attraverseremo magari più avanti, ma non è questo il cancello che dobbiamo fare adesso, perché il trial per l'appunto si svolge seguendo un ordine numerico per l'appunto di cancelli da varcare per il suo completamento. Un po'. Eh sì, andiamo da questa parte. Questo passaggio sui tronchi, come non mi aspettavo, perché tutto sommato, essendo un trial, diciamo, più che altro di esplorazione, comunque qualcosina c'è ancora di tanto in tanto da affrontare. Ok, mi sa che devo girare di qua, immagino, sì. Proseguiamo dritto. Bello. E infatti terzo cancello, quindi abbiamo individuato anche questo. Ok, torniamo temporaneamente in visuale interna, più che altro per individuare come affrontare il percorso verso il terzo cancello. Quindi qui il mirino mi dice più o meno di andare dritto e io chiaramente lo seguo, perché è l'unico, ripeto, l'unico punto di riferimento più o meno che ci indica la distanza è orientativamente una traccia, diciamo.
Tanto in tanto mi piace anche osservare il veicolo, quindi mi soffermerò per fare un po' di presa visione del veicolo. Mi piace chiaramente mostrarvi questi camion, e oggi era la volta di riproporvi l'Ural 375D. Ripeto, in questo ennesimo trial che vi porto sul canale, qui è una modalità comunque, ripeto, open world, chiamata il Bosco Incantato, che è un campionato che si svolge per l'appunto in due mappe. Questa è la mappa, diciamo, più campagnola, che ripercorre in pratica tipico territorio polacco, diciamo. E poi tocca fare un piccolo trial, però questo ve lo porterò più avanti, nella mappa dello Utah, nella mappa americana, quella sabbiosa per intenderci, ragazzi. Qui facciamo attenzione, passare questi assi. Ecco, intanto ragazzi incontro questi piccoli pupazzi. Ora io non ho ancora capito se in realtà c'è la possibilità di raccoglierlo, oppure sono solo dei simboli così, dei pupazzetti messi così a scopo decorativo. Non mi sono mai preso la briga di indagare. Ok, lì c'è il quarto. Ed in fondo, ragazzi, non abbiamo fatto danni perché il veicolo si muove bene, non ha grossi impedimenti. L'unica è per l'appunto affrontare questa ricerca, questo passaggio attraverso tutti questi cancelli nel più breve tempo possibile, o comunque con i mezzi che più ci piacciono, ripeto, in modalità avventura. E oggi per l'appunto mi andava di riprendere l'Ural. Torniamo in visuale interna. Da questa parte affrontiamo quest'altro passaggio, questi tronchi, facciamo anche una bella inquadratura. Ci sta, bel veicolo, ragazzi. Allora, vediamo un po', perché qui c'ero passato, però probabilmente devo... Ah sì, devo andare avanti, ragazzi. Devo andare in un'altra location per individuare l'altro cancello. Nel frattempo osserviamo, ripeto, questi terreni, queste stalle, questi recinti animali. C'è qui anche un trattore. Mi fermo giusto un istante, perché in fondo è un trial di esplorazione, quindi osserviamo anche questo. È un Ursus, ragazzi, quindi ci sono un sacco di brand, ragazzi, un sacco di marchi realmente esistenti.
E io spero che abbiano anche la compiacenza di farci affrontare magari in futuro un qualche challenger, magari mettendo anche dei trattori, sarebbe fantastico, ragazzi. Si spera. Allora, 37 metri all'arrivo, quindi deve essere qui vicino. Vediamo un po'. Eccolo dove è, verso l'alto, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Facciamo in prima questa. Forza, bello, muovi. Un po' di potenza. Ok. E anche il quinto cancello è andato. Questa dovrebbe essere, ragazzi, la conclusione, no? Immagino. Perfetto, congratulazioni. Nuovo punteggio. 1000 punti, 5 cancelli superati su 5, tempo, lunghezza della sessione, eccetera, eccetera. Esperienza, perché chiaramente abbiamo pure l'esperienza e di fatto continuiamo. A questo punto, chiaramente abbiamo completato la prima delle due mappe, perché di fatto andrà poi a sbloccare l'altra mappa che vi porterò comunque prossimamente, e quindi faccio semplicemente finisce evento per intascare l'esperienza e i quattrini accumulati anche da questo trial che vi ho portato oggi sul canale, e prendere anche l'ennesimo trofeo, in questo caso di platino. Quindi 1000 punti, 1000 crediti, tempo, distanza, esperienza, eccetera, eccetera. A questo punto, ragazzi, io direi di fare i saluti anche stavolta. Che dire, spero che anche questo ennesimo appuntamento su Off-Road Truck Simulator vi sia piaciuto. Io, come al solito, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento, che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta, da parte mia. Ciao ciao ciao!